Bentrovati con il lavoro a 360 gradi. In questa edizione estiva vi diamo tante novità importanti, ma vi riproponiamo anche dei servizi che hanno destato molta curiosità. Ed in particolare parliamo e torniamo a parlare di robotica insieme al dottor Pier Giuseppe Perazzini, pensate, il medico che ha portato in Italia la chirurgia robotica ortopedica. Io l'ho incontrato per voi e ci facciamo raccontare come ha avuto questa importante intuizione. Il tutto è cominciato alla fine del 2010, quando sono venuto a conoscenza di questa nuova metodica. È stato verso la fine dell'estate e per questo motivo mi sono recato negli Stati Uniti, in Florida, dove c'è la sede della MACO, e lì ho fatto un corso di aggiornamento e ho cominciato a capire come funzionava questo tipo di robot, questo sistema. E ho deciso di iniziare ad utilizzarlo e il 27 gennaio del 2011 ho eseguito i primi 3 interventi di chirurgia robotica monocompartimentale di ginocchio, cioè di un sistema che permette di posizionare una protesi, in quel periodo si usava solo la monocompartimentale, con una precisione assoluta. E da lì è cominciata questa nuova filosofia, questa nuova era che ha portato negli anni a un progressivo incremento del numero delle chirurgie eseguite e ad un miglioramento dei risultati veramente eccellente. Come è cambiato il settore della chirurgia ortopedica in questi anni? La chirurgia ortopedica è una chirurgia di precisione, quindi ha un'alta tecnologia. Negli ultimi anni ci sono stati tantissimi cambiamenti e miglioramenti tecnologici. La robotica in questo senso è stata fatta da padrone, ha rappresentato veramente una rivoluzione, un cambiamento epocale, è stata sicuramente la più grande innovazione tecnologica degli ultimi 20 anni. Ha cambiato sostanzialmente il modo di pensare del chirurgo. Il chirurgo prima dava tantissima importanza alla propria esperienza, il risultato era legato tantissimo all'esperienza del singolo chirurgo. Ora l'esperienza è fondamentale tuttora, ma molto importante per ottenere uno standard molto elevato di risultati, avvalersi di sistemi di precisione che riproducono ciò che tu puoi ottenere e puoi fare. E in questo senso le tecnologie di questi anni ci stanno aiutando tantissimo. Molto spesso ci si domanda se il robot può sostituire la mano del chirurgo. Questa domanda l'abbiamo posta anche al dottor Pier Giuseppe Perazzini. Il chirurgo rappresenta tuttora una figura essenziale nello svolgimento di una chirurgia perché la sua sensibilità e la capacità di interpretare i dati sono assolutamente insostituibili. Il sistema computerizzato, i robot o quante altre tecnologie usciranno daranno sempre un enorme numero di dati, di informazioni, ma fondamentale è l'interpretazione di queste, cioè la capacità di comprendere se quelli dati sono corretti e come vanno capiti e trasformati in un intervento chirurgico, in un posizionamento corretto degli impianti. Nel prossimo servizio parleremo di genetica, lo faremo insieme a Marzia Rossato, CEO di Genartis, che ci racconterà come la genetica sta entrando nel quotidiano delle nostre vite. Allora, ho promesso a chi ci segue che oggi avremo parlato di genetica ed in particolare il fatto che la genetica sta entrando nella vita quotidiana di tutti. Perché questo? Questo perché, come sappiamo, grazie al sequenziamento del genoma umano abbiamo avuto la possibilità di scoprire un sacco di informazioni anche in relazione alla nostra salute, una vera e propria miniera d'oro di informazioni utili che possiamo sfruttare. E poi d'altra parte i costi per l'analisi del DNA si sono abbassati tantissimo, quindi adesso sequenziare il DNA, analizzare il proprio genoma è accessibile a tutti. Quello che è stato speso per un singolo genoma umano all'inizio, cioè 3 miliardi di dollari, ora possiamo farlo con qualche migliaia di euro, quindi decisamente alla portata di tutti. Abbiamo anticipato che sei CEO di Genartis, che realtà è, come è nata e con quali obiettivi, Marzia? Genartis è una spin-off dell'Università di Verona, vuole trasformare in test genetici quelle che sono le più recenti scoperte in ambito genomico e rendere disponibili dei test che superano i limiti di quelli attualmente presenti sul mercato.
E quindi dal desiderio essenzialmente l'obiettivo di Genartis è quello di mettere a disposizione di tutti, dei clinici, degli ospedali, ma anche del singolo cittadino, dei test genetici innovativi. Insomma, Genartis è finita su tutti i giornali qualche mese fa perché appunto ha realizzato un test molto importante. Di che cosa si tratta? Sì, ha sviluppato il GenTest Covid-19 Risk, ossia il primo test genetico al mondo che riesce a identificare il rischio genetico di sviluppare Covid grave, ossia analizza la presenza di varianti genetiche presenti nel nostro genoma che sono state molto spesso trovate in quei soggetti che vengono sottoposti a ventilazione assistita, che finiscono in terapia intensiva in seguito all'infezione. È un test che tutti possono acquistare direttamente dal nostro sito e si può eseguire da un semplice campione di saliva. Un altro test che sicuramente può essere utile in questo periodo è quello che avete messo a punto. Come si chiama, come funziona, cosa serve? È il test sierologico post-vaccinazione, ossia quel test che ci permette di verificare se nel nostro sangue ci sono quegli anticorpi neutralizzanti anti-SARS-CoV-2 che vengono sviluppati in seguito alla vaccinazione oppure in seguito ad un'infezione. Sono degli anticorpi particolari che inibiscono l'entrata del virus nelle cellule e quindi ci proteggono dall'infezione. Questo è un test che non solo identifica se questi anticorpi sono presenti, ma anche quanti ce ne sono e quindi capire se il nostro sistema immunitario ha reagito abbastanza ed è in grado effettivamente di proteggerci dall'infezione. Si può eseguire da una semplice goccia di sangue prelevata dal dito, quindi non serve un prelievo invasivo tradizionale, ma nonostante questo, insomma, è un test assolutamente affidabile che ha mostrato dei risultati paragonabili ai test tradizionali. In molti ci hanno chiesto di parlare di questo tema, del tema della genetica. Io vorrei, per chi volesse approfondire il tema, lasciare anche un punto di contatto, un sito dove possono leggere di cosa vi occupate e soprattutto approfondire quelle che sono le notizie dedicate proprio a questi test. www.genartis.it. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Raffinati oggetti esprimono gusto e personalità. E i sogni volano. Bagliori accesi rischiarano il buio e gli occhi brillano. Benetti, le gioie della vita. Nel prossimo servizio parleremo di una professione estremamente amata, amata dai giovani, ma soprattutto amata indiscriminatamente da ragazzi e ragazze. Si parla della danza e oggi ospite con me Giorgio Colpani, ballerino, coreografo e insegnante che ci racconterà la sua esperienza. Giorgio, allora, ballerino, coreografo, ma anche insegnante. Ci vuoi raccontare come è nata la tua passione per la danza? Allora, la mia passione per la danza è nata diciamo, quando ero ragazzino, non ero un bambino, ho iniziato anche relativamente tardi, intorno ai 13 anni. Era il periodo delle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi e questo programma ha un po' messo in televisione un'arte che forse prima non arrivava a tutti e quindi vedendo i primi ragazzi che ballavano, le prime esperienze appunto televisive di questi ragazzi giovani, ho detto ma anche io vorrei provare a ballare e quindi mi sono iscritto a una scuola di danza vicino al mio liceo e da lì è iniziato tutto. In realtà avevo deciso dopo il primo anno di stoppare la situazione qua perché ho detto non so se fa davvero per me, ma in realtà con la testa di adesso mi rendo conto che
un approccio con un ragazzo già abbastanza grande doveva essere fatto nella maniera in cui è stata fatta con me, quindi partendo veramente dalle basi, dal lavoro con i bambini. Però un tredicenne in una classe di bambini mi sono ritrovato un po' alla Billy Elliot, un po' fuori luogo. In realtà poi ho trovato un insegnante che ha visto qualcosa in me e mi ha corteggiato in maniera abbastanza anche intensa e ha fatto sì che io tornassi poi in sala danza e da lì è iniziato tutto. Come molti professionisti, anche nel tuo caso, sei passato dalla danza, che continui a fare ovviamente, all'insegnamento, un passaggio che tanti artisti importanti fanno, e per questo vorrei ricordare proprio nelle prossime settimane, poi ci racconterai da vicino di che cosa si tratta, stai organizzando nella tua scuola, e poi ci dirai dov'è naturalmente, una masterclass che vede dei big del mondo dell'arte e anche della danza. Ci racconti questo passaggio veloce tra la professione di ballerino e di insegnante, e soprattutto, l'hai già detto, chi si può avvicinare ad una scuola di danza? Il passaggio per me è stato naturale, ma ho dovuto ovviamente rimettermi in gioco e rimettermi anche a studiare, perché come dicevo prima, il ballerino non fa l'insegnante. E quindi ho dovuto affrontare tutto un percorso formativo, specialmente per un lavoro verso i bambini, perché una buona base con i bambini permetterà poi, quando saranno grandi, un lavoro più facilitato. Io poi, mi sono reso conto che insegnare danza è come essere un educatore, e ho personalmente intrapreso anche un percorso proprio di studi riferito a questo, all'educazione e alla pedagogia, specialmente nel rapporto con i bambini e gli adolescenti, perché credo sia fondamentale. I ragazzi passano tantissimo tempo in sala danza e non è solo la danza, è una scuola di vita, quindi così. Una masterclass, dicevo, importante, che si svolgerà nella tua scuola, che vorrei anche ricordare dov'è, perché magari qualcuno può essere incuriosito. Chi saranno i protagonisti di questa masterclass e qual è l'obiettivo? Allora, la masterclass si terrà il 29 agosto a Covo, in provincia di Bergamo, dove appunto ho la scuola di danza e di musica con il mio collaboratore che è Marco Biasetti. E questa masterclass ha l'obiettivo di avvicinare i ragazzi dai professionisti esterni di livello alto. Noi siamo dei bravi insegnanti, loro si fidano di noi e quindi noi vogliamo dare a loro un'offerta che sia il più completa possibile. E lavorare con insegnanti esterni con un curriculum grandissimo, lunghissimo e importante dona qualità alla nostra scuola e al lavoro dei nostri allievi. Protagonisti di questa masterclass saranno, per la danza classica avremo Ambetta Romani, ce la ricordiamo tutti forse per Amici, ma dopo Amici lei ha tutto un percorso teatrale importantissimo, è tuttora una ballerina meravigliosa e stupenda, oltre ad essere un'insegnante bravissima. Avremo poi per la danza modern Salvatino D'Eustachio e Federica Angelozzi, anche loro un percorso di modern sia in televisione che al di fuori, ma sono due artisti veramente belli da vedere danzare e da vedere a lezione con i ragazzi, sono veramente bravi. Abbiamo poi per l'hip hop Federica Loredan, è un'artista meravigliosa, è con un mondo grandissimo, lavora tantissimo anche con la body percussion, che il mondo hip hop è un mondo molto grande, tra virgolette, nel senso d'età, e lavorare con i bambini non è facile, e non è facile trovare chi ha un buon approccio con i bambini. Federica, da questo punto di vista, è stupenda. Quindi siamo veramente felici di avere lei. La masterclass si conclude anche con una masterclass di canto, e per il canto ci sarà Karima. Karima, anche lei, voce di Amici, voce importantissima e bellissima che tutti conosciamo. Allora, noi ti ringraziamo Giorgio per questa chiacchierata molto esaustiva di quello che è il tuo percorso, ma vorrei anche chiudere ricordando un sito internet magari al quale collegarsi per poter conoscere più da vicino questa masterclass, ma anche e soprattutto la tua scuola. Allora, potete trovarci sul sito, che è www.mediaps.it, oppure sui social ASDMediaPS, sia su Facebook che su Instagram. Si chiude anche questa puntata del Lavoro a 360 gradi. Io vi aspetto naturalmente, come tutte le settimane, anche in questa estate, per raccontarvi il mondo del lavoro. Vi aspetto!